Resisti vento. Meglio di nulla. Anzi, anzi, sai che quasi quasi la utilizzo? Altro che evita vento. Dipende quanto ce la fa pagare Marie, perché se non costa tanto, quasi quasi me la faccio copiare, sai? Devo rimettere in squadra qualcuno che curi tutti quanti. E adesso infatti appena arriviamo al sesto piano esco di nuovo. Oh, che culo. Ah, peccato che per una volta che volevo che ci fosse la volpe. Oh, Kanji è salito di livello, impara Ziodone. Già che tra l'altro siamo usciti, vediamo un attimo anche chi riportare in squadra, giusto per livellarli un po' tutti in modo coerente. Purtroppo tutti i soldi che guadagno vanno a puttane comprando le persone o dovendo chiedere le cure alla volpe. Ma giocare in... come gioco io, ovvero fare tutto in una giornata, purtroppo ti porta a questo. Allora, chi è che è più avanti di livello? Io ho Tsukechie, Yukiko la voglio portare in squadra e penso che dal momento attuale ci resterà fissa. Dunque, ora dobbiamo ritrovare la strada di prima. Questo è il motivo per cui non ho ancora tolto Yosuke, visto che ci sono un sacco di cose deboli al vento in questo dungeon. E quasi quasi Yosuke ce lo portiamo dietro, sai? Intendo contro il boss. Mano arcana ottenuta, vediamo cosa esce fuori. Ok, non è terribile, dai. Ci possiamo lavorare sopra. Peccato, se ne avevamo una in più era la catena. Siamo saliti di livello, benissimo. E anche Suiki sale di livello. Rigenerazione 2. Vabbè, niente. Niente male, dai. Amaterasu. Bellissimo. Brava Yukiko, mamma mia. Come dice Amaterasu, ci sta da Dio. Allora, nessun denaro. Qua è un po'... aspetta. Mente gigante qui. Mente gigante. Madò, che culo. Mamma mia, 8 per di monete, 80% in più. Allora, era un po' poco, però piuttosto che nulla, no? Quando scarti una carta, per esempio appunto la torre, il 3 più è rimasto, ma ci ha tolto solo il malus. Insomma, è un'ottima combinazione quella. Vediamo a questo giro invece cosa esce fuori. Qui è buona e buona. Peccato per questa, sai. Allora, 1, 2, cambia. Va bene, in realtà non è stata male questa. Il 7 di coppe, però, beh, avrei voluto saperlo prima di spendere tutti i soldi che ho speso sulla volpe. Bravissimo Kanji. Dai, abbattetelo il castello. Brava anche Rise che è apparsa, che così bonus di attacco. E via di un'altra mana arcana. Anche se in teoria l'avremmo ottenuta lo stesso. Vediamo. Peccato, niente più catena, però chi se ne frega. 8 per di monete, 80%. Io dico 8 per e lo so che sbaglio, però 55 di Aran. Figa, ad averlo saputo prima che avrei tolto tutte ste coppe, col cavolo che spendevo 24.000 sulla volpe, dai, che palle. Che poi vabbè, è anche colpa mia il fatto che ho curato per forza di cose anche i membri precedenti, cioè quelli che abbiamo tolto. Ma metti caso che dopo alla battaglia cambiavo, volevo cambiare per livellarli. Almeno ce li hai tutti, no? Boom! Non male, dai. Io quando ho preso Megiddo al tempo di Samel pensavo già di essere... di aver ottenuto il colpo grosso. Poi arrivi già nel dungeon scorso e vedi che già Megidolan fa poco danno e dici... bene, sono fottuto. Siamo arrivati? Sì. Perfetto. Oh, eccole qua le scale. Però prima di avanzare... altro oggetto. Ma forzieri dorati veramente... una miseria, Proseguiamo finalmente. Degli intrusi sconosciuti sono entrati nel settore classificato 2. Minaccia rossa. Incremento delle guardie schierate nella struttura. Gli intrusi devono essere eliminati. Dannazione, ci stanno davvero rifiutando. Dovremmo farci forza e continuare a testa bassa. Guarda quante ombre grosse che ci sono in sto dungeon. Madonna mia. Ah, il cavaliere nero, buongiorno. Più che altro, a parte il Gundam di prima, non ho visto niente. Cioè, non ho visto grossi nemici, diciamo. Bel colpo, bravo. Tanto questi sono facili da atterrare perché
Sì, assalto ventaglio. Assalto... frisbee, semmai. Pure gli attacchi critici, tutti e tre. Contro l'unico nemico che con gli attacchi fisici proprio va tranquillo, che te lo abbatti. Vabbè. Mai farlo quando serve, però, vero? Aia. Per un attimo ho pensato che una volta atterrati riflettevano gli attacchi sempre, punto. Però a quanto pare mi sbagliavo. Ecco fatto. Facciamo 1, 2. Forziere, a posto. Stavo già pensando di perdere la chiave, ma in realtà non ce n'era bisogno. Resisti fuoco. Buono. È vero, prima che siamo tornati indietro non ho dato le carte a Marie, che stupido. Beh, potrei farlo già adesso, volendo, eh. Potrei tornare un attimo, tanto di gomme ne siamo pieni. Non è che ne vado in perdita. Ci sono altri due forzieri, andiamoli a prendere. Magari mi esce fuori una mano d'oro, no? Vediamo questa mano arcana invece che cosa ci fa uscire fuori. Vabbè, continuiamo il nostro giro di bonus. Certo, da quando abbiamo ottenuto la carta del diavolo, cazzo, era meglio prima che non che l'avessimo. Però Grim e Kalla dovrebbe riflettere gli attacchi fisici, se non ricordo male. Sì, infatti, però è debole alla luce e all'oscurità. In realtà non sei terribile. Oh, finalmente un forziere dorato, buongiorno. Mamma mia, perle calmanti. Ma un equipaggiamento migliore non c'era. Riduce la furia. Piano successivo. Quanti piani avrà? Secondo me 15. Fermate gli intrusi, fermare gli intrusi. Ok, riesco a percepire Naoto-kun nelle vicinanze. Non manca molto, tenete duro. Ok, forse ho esagerato con 15. Cosa sei tu? A parte che pensavo fosse una bicicletta. Più che altro avrei bisogno di una nuova arma per Yukiko, perché secondo me il frisbee sì è potente, ma siamo già in una zona in cui è meno efficace. Però il venditore non ci ha dato niente per lei al momento, quindi boh. Oh no, di nuovo lui. Però ti prego dimmi che è un nemico normale a questo giro. Sì, a questo giro ha solo attacco cruento e furioso, niente carica. 1015. E ho preso anche un achievement con supernova. Probabilmente fai più di 1000 di danno, sarà. Vediamo il vento. Sai che mi sa che questo è molto forte in attacco, ma fa schifo in difesa. Vediamo il fuoco. Ecco perché abbiamo fatto così tanto danno. È probabilmente, diciamo, fatto apposta per prendere tante botte. 400 d'attacco con Yosuke. Dio mio, vuol dire che veramente fai schifo in difesa. Oh, due persone nuove che non abbiamo. A sto punto le prendo. È giusto per aumentare il grimorio, eh. Danno fisico pesante a tutti i nemici. Chance di veleno. Ah, hai capito lo scorpione. Siamo anche saliti di livello. E anche Kanji. Bravissimi. Ma zio Dain. Ah, ottimo. Guarda, guarda. Neanche a fartelo apposta, Izanagi. Non fa niente che questa carta ne abbiamo solo una e appunto dovremmo insegnarla prima a Marie. Io mi sento di usarla. Ecco fatto. Tanto sono sicuro che qui ci finirò di sicuro a farmare altre volte, perché ci sono un sacco di carte belle che sono uscite qui, quindi ci tornerò di sicuro. Ottimo. Madonna mia, una furia oggi. Fidanzatina con motorino. Cristo. Oh, cie. Io che già pensavo che vedere Yosuke fosse incredibile in motorino. Cie proprio lo investe male. Poi vabbè, c'è Teddy, ma vabbè, lui non fa testo. Non fa Teddy sto. No, non sto diventando peggio come lui. Allora, sì, punti esperienza. C'era molta poca scelta qui. Però sai cosa? Dobbiamo aumentare. Mano d'oro. Brava! Sì, adesso. Che culo, una roba nuova per Kanji. Bello. Allora, calmi tutti. Sui chi? Concentrazione. Dobbiamo però sperare una cosa sola.
Aspetta, concentrazione la puoi passare a qualcun altro? Sono sicuro che resista a tutti i tipi di magia. Però non era questo che volevo provare. Abilità su Tsukaja e lo diamo a noi. Volevo provare a mettere al punto al protagonista lo scudo contro le magie, per vedere se eventualmente riesco a riflettergli la magia. Però ne abbiamo solo una. Vabbè, proviamoci. Per evitare che ci arrivi addosso qualcosa, insomma. Però scusa un attimo. Ah no, ok, è solo su di noi. Riduce la precisione di tutti i nemici. Col cazzo che vi faccio lanciare le magie. Ah, che sfiga. Guarda, mi va benissimo. Vabbè, in realtà non è stato molto utile, però. Raffael, sì. Stavo per dire ho sbagliato. Megidolan, prego. Ammazzali tutti e tre. Con un colpo. Tutti e quattro, con un colpo solo. Yes, cazzo. Grande, ti prego, dammi anche il bonus di esperienza. Che sfiga. Dai, ti prego. Ok, non è molto, ma lo accetto. Non è molto il 30%, ma è meglio di nulla. 48.000 yen e 39.000 punti esperienza. Benissimo. Raphael ovviamente sale di livello. Due livelli addirittura. Perché lì era 57, quindi era il 56 come minimo. Ah, finalmente, anche lui è salito di livello. Ancora un pochino. Ci serve con la nulla attacchi fisici, però. Ci serve. Mazukukaja. Che cos'è che faceva? Non mi ricordo. Aumenta la precisione del gruppo. Perfetto. Vai. Lei è arrivata al 58. Kanji invece 58. Benissimo. Assalto ignobile. Attacco pesante. Ha un nemico extra se a terra. È l'evoluzione di questo, quindi ci sta. E anche Risa è salita di livello. Oh, finalmente. SP a fine battaglia. Certo, l'ho già detto. Il 5% è pochissimo. Però, comunque, Kanji, vediamo. 260, ma 50 di... È sicuramente una bella botta d'attacco, ma il 50%... Già col 10% in meno ci abbiamo avuto delle sfighe assurde. Col 50 non voglio neanche immaginarlo. Ottimo oggetto, ma non ne vale la pena, di sicuro. Scale. Oh, altro forziere, dai. Iranya. Tieni l'aiuto e io intanto scendo di sotto. Siamo arrivati? Oh, finalmente. Vuoi aprire la porta? No. Nope. Torno ovviamente indietro e vado un po' a farmare. E vado un po' a fanculo. Allora, dall'uscita dal dungeon ad ora sono passato un bel po' di ore in cui ho effettivamente farmato e forse ho esagerato. Ho recuperato un po' di soldi, 673.000, non male. E tra l'altro abbiamo tutti gli oggetti da vendere, quindi guadagneremo ancora di più. Ma credo di aver esagerato. 89, 84, 80, 82, 88, 84, 82. Ho effettivamente esagerato. Hanno sbloccato tutti la loro abilità finale, quindi potrei aver esagerato qui. E tra l'altro ho creato anche altre persone. Persone che probabilmente saranno anche definitive nella squadra, tra cui Thor, Seth, Siegfried. Non sarà definitivo, ma per il momento ci sta. E Shirt. E anche il nostro Izanagi. Sono le nostre 5 persone fondamentali queste al momento. Il resto è passato un po' in secondo piano. Però abbiamo Thor, che tra l'altro è a livello di statistiche, cioè l'abbiamo esagerato, con mano di dio, miriade di frecce, tuono prorompente, resistenza al vento, più potenza amplifica, discepolo e signore delle armi. Ho scoperto una cosa grazie alla trasformazione arcana, infatti ve la faccio vedere anche con Izanagi. Abbiamo Megidolan. Allora, in questo dungeon abbiamo guadagnato una marea di carte abilità, punti esperienza, soldi, carte appunto di evoluzione delle abilità, cioè abbiamo ottenuto la Madonna. Ho detto, vediamo se abbiamo l'abilità Megiddo e la diamo Izanagi, che effettivamente con quelle statistiche lì se l'è cavata benissimo fino ad ora, fino a che non abbiamo ottenuto Surt e appunto 7 Thor, se l'è cavata da Dio. Izanagi, la prima persona che abbiamo ottenuto, che tra l'altro abbiamo anche coperto la sua unica debolezza, quindi siamo a posto. E appunto, insegnando Megiddo a lui,
qui e continuando a livellare, abbiamo ottenuto appunto più volte la trasformazione fino a ottenere Megidolan. Cioè capiamoci, abbiamo Mazio Dan che è l'abilità elettrica più forte, più Megidolan e più Maragi, che vabbè è la meno delle problematiche, ma per il momento abbiamo una persona che eventualmente ci copre anche sul fuoco. Siamo a posto, siamo più che a posto. Abbiamo veramente delle ottime persone, tra cui Ragnarok grave a un nemico e Tuono probabilmente elettrico grave a un nemico. Cioè anche Mano di Dio abbiamo ottenuto tramite appunto insegnandogli un'abilità normale che si è evoluta più volte fino ad ottenere questa qui grave un nemico, e questa pesante a tutti. Abbiamo veramente fatto la Madonna. E tra l'altro adesso che siamo a un livello molto più alto possiamo ottenere anche persone che prima ovviamente non potevamo ottenere, tra cui anche Kaguya, che vuole tutte e tre le persone più forti che ho al momento. Ci sta, ma sinceramente sprecare loro tre direi anche di no. Non al momento probabilmente, probabilmente neanche mai Surt e Thor. Set vedremo. Ah, tra l'altro mi è capitato finalmente un errore di fusione. Ho ottenuto anche il trofeo, vabbè ovvio, stavo cazzeggiando per i cavoli miei, non l'avete visto. Però credo che succeda se continui a fare più volte in una sola sessione fusioni. E infatti Shikioji qui è l'errore di fusione. Noi ce l'avevamo già, non mi serviva, stavo facendo un'altra roba, mi è uscito lui. E adesso pensiamo alla squadra da portarci dietro. Io farei... qua è una bella scelta purtroppo. Vorrei portarmi Kanji e vorrei portarmi anche Yosuke. Vorrei portare Chie, ma abbiamo già Kanji, quindi eviterei. Però è anche vero che Chie ha una cosa o due, anche di più, che Kanji non ha. Agnestesia e Mano di Dio, capiamoci. Allora io farei così, ci porterei Yukiko, Chie e Yosuke, la squadra originale insomma. Quindi siamo pronti, siamo carichi, entriamo. Devo riscendere fino al nono piano, ma ci vuole un attimo. Mano d'oro. Mannaggia, fermati. Fermati stronza. Tagliata la strada. Non me ne frega niente che c'è anche l'altra ombra. È il meno dei problemi, sincero. Allora, giusto per farvi capire quanto siamo preparati, parentesi, a Thor avevo insegnato anche carica, solo che poi ho detto ce l'hanno già altre persone, al momento non ci serve. Altre persone tipo Seth o appunto Siegfried. Quindi ci carichiamo, potrei anche fare concentrazione in realtà, eh. Ecco qua. Che bello che è Seth. Aumentiamo Mazoku Kaja, la nostra precisione e delusione a tutti. Ecco fatto. Tu, quasi quasi ti direi di caricarti anche tu. Vediamo come va. What the... Ed infine vediamo, tu non puoi fare nulla se non attaccare, quindi guardiati. Balzac. Balzac è la cosa più stupida che le mani d'oro fanno, credetemi. Perché aumenteranno sì il loro attacco, ma diminuiscono la loro difesa in maniera imbarazzante. Colpiteli per favore però. Allora, quando facevo ste sessioni qua di allenamento, non le mancavo mai una singola volta le mancate. Ora che stiamo registrando, chiaramente il gioco è stronzo con me, le deve mancare perché è stronzo. Lo sapevo che sarebbe finita così. Allora, intanto attacchiamo. Bravo Yosuke. Mi dispiace ma è una difesa talmente stupida. Vai fidanzatina, schiaccialo con Mano di Dio. Che puttano che sei! C'è un pezzo di merda con quella cazzo di rifletti ogni volta! Ti sta bene! È subito il mio pugno divino, non quello della mia fidanzata. E abbiamo ottenuto lo scontro con sti stronzi. Allora, non ci perdiamo nulla, perché grazie al fatto che questo è debole all'elettrico e quello è debole al vento, ci andiamo tranquilli. E tu, Maragidine. Perfetto. Ti prego dammi il bonus arcano dell'esperienza o dei soldi. Mi vanno bene tutti e due. Anche perché i soldi servono. Vediamo. Oh
Ok, allora, fosse stata... Ah no, in realtà ci serve. Che culo ragazzi. Perché io ho appena messo resisti vento, ma forse riusciamo a trasformarla in annulla o assorbi vento. Vediamo. Vediamo in cosa lo trasformiamo. Annulla vento. Perfetto, perfetto. Mamma mia, 24.000 yen. Complimenti a Thor. Cioè, veramente, 75 di resistenza. Complimenti. Complimenti, menti, menti. Ed è così che si farmano un sacco di porca di quella miseria punti in questa zona. Continui a salire e scendere fra i vari piani alla ricerca di mani dorate. In questa zona fortunatamente ne trovi dalle 2 alle 4. E se hai abilità divine o appunto abilità forti fisiche, cioè sei... vai tranquillo in pratica. Ed eccoci arrivati alle scale finalmente. Oh, finalmente. Siamo pronti, siamo carichi. Andiamo. Noto! La madonna. Ma sta piangendo? Ma ci cutabiremasta io. Conocono aite o surunoni. Dopo mai ti ta tocoro des. Yada. Yada, yada. Ikanai di. Kimi to hanashitemo muimi da. Boku wa mou kaeranai to. Nande? Nande boku dake oite iku no? Doushite itsumo boku dake hitori bocchi nano? Noi vogliamo stare con te. Samishii. Naoto-kun. Perché noi lo siamo? Perché noi lo siamo? E su questo purtroppo non gli posso dare torto. A differenza di Akechi, lui effettivamente sembra un po' più... Su questo non gli posso dare torto, E questo non è vero. ねえ、ロマンズ。裏を返せば心の底で自分を子供と思ってるってことだ。認めろよ。お前は所詮子供さ。自分じゃどうしようもない。さあ、そろそろ診察は終わりだ。人体改造手術に移ろうか。 いいだろ? 白金直人君。直人君? 白金直人。男らしくてかっこいい名前だよな。けど、事実は変えられない。性別の壁はなお越えられない。そもそも男じゃないのに、強い大人の男になんて。じゃ。 purtroppo. あいつ今すげえこと口走ったぞ。男じゃねえだ。タンタンタン。ダダをこねてるつもりはない。それじゃ何も解決しない。その言葉はお前が言われたんじゃないか。ダダをこねていても何も解決しないよ、ナオト君。ナオト君。お前泣いてたよな。 自分の口から言うなんて何を守ろうとしてるんだ。何を。いいんだ、もう無理しなくていい。そのための人体改造手術だ。
ダダをこねたまま一歩も動けずにいる。僕にはその気持ちがよくわかる。僕は。なるわ、ナンジ。違う。ecco、l'ha detto。いや、いい。ちゃんと吐き出しゃいいんだ。俺らはあいつを倒して。e questo è vero, però c'ha ragione。じゃねえと、あいつ。ナオトのやつ。苦しいまんまだろ。per una volta facciamo a botte e pensiamoci dopo。言うよね、偉そうに。いいよ、来なよ。僕は君みたいに粗暴で、情に流されるタイプが一番嫌いだ。Scienziatino da stracazzo。よし、とにかく話は後だ。来るよ。Ecco, lo sapevo che veniva sbalzato.Molto semplice in realtà, eh? Mi aspettavo qualcosa di un po' più... Invece lui mezzo robot. Shinnaru wa... Nani? Kimi ra mo jibun ni unzari shiteru hito? Ii yo. Ii yo! Nara, shuzutsu o hajime yokka. Parapam! Ui, due in una botta sola! Quando non mi serve! Incredibile! Oh cazzo, per una volta che non mi serve. Ovviamente non possiamo sapere, però io la tenterei un attimo. Allora, vai Siegfried. Io proverei prima con una carica. Proverei gli attacchi fisici. Con te proviamo il vento. Dobbiamo vedere se c'ha almeno una debolezza, anche se ne dubito. 250, bene. Proviamo il ghiaccio, questo ne dubito altamente. Ma penso che non abbia nessuna debolezza, sai? E infine proviamo con il fuoco. Ok. L'unica certezza che abbiamo è che resiste al fuoco. Ah, dannazione. Ah, merda. Allora. Proviamo intanto con... Mano di Dio. Ci può stare. Allora, iniziamo ad aumentare statistiche qui. Adoro sta musica. Cazzo, le musiche di Persona 5 io le ho adorate. Veramente quasi tutte. Però questa qui in particolare mi piace un sacco di casa. Veramente un sacco. E nonostante il danno di Yukiko sia basso, 133, ci sta. Come faccio ad aprirmi? Merda. Questo non è buono. Allora, vai set. Di nuovo, abilità, concentrazione. Dobbiamo provare l'elettricità, ma... Non lo so, non so se può funzionare. Proviamo intanto ad attaccare fisico. Bene, 288 non è male per nulla. Ci siamo belli caricati. Aspetta, fino a 3 volte. No, allora andiamo di mano di Dio. Almeno siamo sicuri. What the... Non male, brava. Vai salvezza. Yukiko è la best healer al momento. Bravissima. Allora, cosa ti possiamo colpire? Io ci provo col fulmine, sai che però... Ho paura che ne sia immune. Ho questo timore. Proviamoci. Il fuoco siamo sicuri che non va. No, è andata meglio di come mi aspettassi. È andata veramente molto meglio. A questo giro sta andando veramente bene. Non come Mitsuo. Mitsuo ci ha dato veramente tanti problemi. E non so se eravamo noi che eravamo under level o se era lui che era stronzo. In ogni caso, なんでそんな Dai.
Che culo che mi son parato. Che culo. Allora, set. Di nuovo, abilità, concentrazione. Ti tiro una fulminata che la vedi da qui fino a domani, stronza. Allora, Mazza Kukaja. Dovremmo riuscire ad ucciderlo con il prossimo colpo nostro. Mi spiace. Non hai capito che io ormai mi paro per qualsiasi stronzata. Tu non hai capito, Naoto. Tu non l'hai ancora capito. Cazzo, io ti sfondo adesso. No, forse ce ne serve ancora uno. Esatto. Ci serve ancora un colpo. E quell'ultimo colpo lo darà Yusuke. Vai Yosuke, no Yusuke. Cazzo. Molto più facile di Kubo. Non so se per colpa mia, non so se lui in particolare era molto più debole, però ce la siamo cavata alla grande. Naoto-kun, un'onoko tattanda ne. Chi ga tsuita? Koko wa so da. Minasan ga kite kurete, sore kara. So ka. Zenbu mirarechatta ne. Già. Osanai koro ni ryoushin o jiko de nakushita boku wa sofu ni hiki torare mashita. Boku wa tomodachi o tsukuru no ga heta de sofu no shosai de suiri shousetsu bakari yonde sugoshite ta. Shourai no yume wa kakkoi hard boiled na. Beh, puoi farlo anche da donna, eh. Non è che per forza devi essere maschio. Ryoushin wa jibun tachi no shigoto ni hokori o motte ite boku mo shourai tsugu beki da to utagatte nakatta. 普通は窮屈と思うのかもしれませんけど、僕に拒む気持ちはなくて、むしろ憧れていて、その辺も受け継いだものかもしれません。祖父はきっといつも一人でいる僕の夢を叶えてくれようとしたんだと思います。祖父に持ち込まれる相談ごとを内緒で手伝ううちに気づいたら少年探偵なんて肩書きがついてて、初めは嬉しかった。でも Nulla fila mai liscio come vorremmo. Esatto. E quello è ovvio. Ma non è così. Ecco. Beh, in realtà sì, però non farlo. そんなでいるの嫌い？それで男の子の格好を僕の望むかっこいい探偵というのと合わないですよ。それに警察は男社会、軽視される理由がこれ以上増えたら誰にも必要とされなくなります。んなな思い込みだ。ね、本当は分かってるんでしょ。 Questo è vero. No, crescere sì. Diventare uomo non devi. Non ne hai bisogno. ごめん。僕は知らないふりをして君という子供を閉じ込めてきた。君はいつだって僕の中にいた。僕は君で君は僕だ。僕が望むべきは、いや、望んでるのは ciò per cui lottare è la cosa giusta. Già. La forza morale necessaria per affrontare se stessi si è manifestata. Ma dai, ma cos'è? Ma è una fatina. Ma che brutta, non mi piace. Naoto ha fronteggiato l'altro sé. Ha fatto sua la facciata usata per superare le avversità della vita, la persona Sukuna Ikona. それにしてもずるいですよ。こんなことずっと隠していたなんて。 in realtà quella lì rossa te l'ha detto, sei tu che non ci hai voluto credere. でも
これでわかりました。事件はまだ終わってない。Meno male che qualcuno l'ha capito。お前がそれを証明したんだ。とにかく詳しい話は後だ。早く外に出よう。はい。おい、おい。Naoto respira affannosamente。全く、体張っちゃって。Beh, certo。Naoto-kun が証明してくれた。犯人はまだ捕まってないって。E c'è voluto lui che si facesse quasi ammazzare per farvelo capire? Comunque, aspetta. Vorrei solo un attimo sezionare le ship di questo gioco. Quelle almeno, diciamo, più consacrate. Che in realtà due sono. Ce n'è una terza, ma è molto risicata, a differenza di Persona 5. Allora, faccio il quadro. Il personaggio principale può essere shippato con chiunque e potrebbe essere tutto canonico e nulla lo è. La più palese, a parer mio, è che il protagonista sta con Rise, punto. Come in Persona 5 tutti shippano Joker insieme a Makoto, ma io sono contrario. Futaba best girl. C'è poi la seconda opzione un po' più su cui la gente punta, che è il protagonista è Chie. Però diciamo che puntano tutti più su Rise che sulle altre. La seconda, che è quella che a parer mio, come dicevo, è quella meno, è a differenza di Ryuji e Han, che è molto di più, Chie e Yosuke. No, diciamo che non è propriamente la stessa cosa di Han e Ryuji. E infine, quella più palese, Naoto Kanji. Punto, fine. Demo masaka konna ogoto to wa omotte. Eh beh, certo. Tu non hai creduto alla tipa vestita di rosso, vedi tu. Teme wa baka da. Doko mo tensai ja nei. Se wa kake sase yagatte. Eh beh, tu ne hai pochi anche. Kanji, yappari shinpai shimakuri ja nai. うせえ、ちゃがすな。私送ってく。一人じゃ帰れそうにないし。C'è una cosa da dire。です。一人で。Se noi prendessimo Naoto, Kanji comunque secondo me non direbbe nulla。ほら、行くよ。Però sarebbe un po' da stronzi。Anche se tu hai totalmente la scelta di farti tutte le ragazze del gioco, togliere Naoto a Kanji è un po' da stronzo。Anche se laboratorio dismesso. Anche se effettivamente anche Kanji con Rise, o meglio Rise, ci si rallegra un po' con tutti, Okaeri! Ojama shite masu. C'è una bambina lì, Kyou wa hayagari de. Ora, ora. Suwanna yo. C'è una bambina lì, è minorenne. Shirogane-kun, mizukatta nda yo ne. Te shitteru ke? Shirogane-kun. こっちに黙っていなくなっててさ、さっき見つかったみたいなんだ。お騒がせだよね。E per fortuna l'ha fatto tutto in una giornata. Che sollievo. 意外と驚かないんだな。見つかったことを知ってる。なんてことじゃないよ。No, no, sapevo nulla io, やだな、堂島さんってば。そういう癖染みついちゃってんだから。うるさい。同じ学校行ってんだし、田舎町じゃ噂は早いんすか。Ecco, grazie amico Adachi。でも白金くん、なんでいなくなったんですかね。ちょっと気難しそうだし、捜査から外れたから、すねて家出でもしたんすかね。può essere。いなくなったって最初に聞いたときはびっくりしましたよ。もし第四の誘拐殺人なんてことになったら、もういろいろごわさんに。あだち。でも犯人の少年、諸岡さん殺し以外には。C'è una bambina! Cazzo! Basta! Azzittalo! やっぱ堂島さんの勘の通り。真犯人別にいたりするんすかね。何遍言わせんだ。ペラペラ喋んな。ああ。ma qualcuno copre le orecchie a quella povera bambina。お前は事件なんて気にせず、学生らしく勉強でもしてろ。でないと。altrimenti cosa? ora もう寝る。abbiamo fatto tutta la scena, siamo una famiglia adesso e adesso mi tratti così di merda?ごめん、空気悪くしちゃったね。つい。けどさ、堂島さんの心配もわかるっていうかさ、
事件のことは僕ら警察に任せてほしいな。何かあった時まずいのわかるでしょ。つまり君らが巻き込まれたりとかしたらこっちはえらい心配するはずに。certo. ovvio ovvio。怖いことまだ起きる？ごめん。Oh, bravo che anche te è ubriaco. Esatto, riesce a dire la cosa buona. Mo kowai koto okinai ya. Ne. Ne. Dai job da yo. Non mi sembra molto convinta. Oto-san, shinpai shou te iu ka sa. Oni-san ni makasete yo. Ko miete mo shonai ichi no zunou hai nan da kara. Atte 難しい言葉使っちゃったな。わかったかな。Sta povera bambina, mamma mia。さて、堂島さん引けちゃったし、僕もおいとまかな。じゃあね。Ciao ciao。Adesso cade, inciampa e muore。Adachi è tornato a casa。Zunoha って何？Che intelligente, non devi preoccuparti che non è atleta. Che è intelligente. Certo che è andato tutto bene. È ammutolita, la notte passa con una strana atmosfera ben palpabile.